Pubblico di Trieste Caffè, ben ritrovato per la quarta giornata di dirette dalla terrazza di Fotomauro che ci ospita. Possiamo dire che la prima vera giornata di sole e la Barcolana entra nel vivo ed è qui con noi l'assessore regionale Pierpaolo Roberti alle autonomie locali e alla sicurezza. Benvenuto assessore. Beh, grazie intanto dell'invito, è un piacere essere qua. Ancora tradizionalmente sono l'appuntamento fisso ogni anno per la Barcolana su questa terrazza. Grazie assessore, con te andremo a fare il punto anche dell'attività dell'amministrazione regionale, ma ricordiamo l'impegno della regione per Barcolana. Beh, un impegno forte, il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia compare dappertutto, da Piazza Unità, quindi dagli stand a terra, ma anche dal mare, perché anche quest'anno abbiamo l'imbarcazione Io sono Friuli Venezia Giulia. E quello non è soltanto uno strumento per appoggiare un'iniziativa che ha valenza non soltanto cittadina, non soltanto regionale, ma nazionale, come la Barcolana, che è una vetrina dello sport e non solo, ma anche ha un valore turistico, perché ci permette di rilanciare ancora di più quel marchio che abbiamo lanciato la scorsa legislatura e che continua a essere battuto in tutto il mondo, facendo conoscere la nostra regione. Trieste Caffè ha parlato molte volte del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, ma andiamo a parlare di un marchio che sempre di più nel territorio e per il territorio. Ricordiamo che attraverso una partnership di Promoturismo questo marchio promuove varie società sportive, tra cui la Pallacanestro Trieste e la Triestina. Sempre nell'ottica di far conoscere il Friuli Venezia Giulia, una terra di cui fino a qualche anno fa non si parlava, ma che oggi è sulla bocca di tutti, e l'abbiamo fatto con tante mosse. Essere qui presenti alla Barcolana vuol dire farci conoscere, ma l'abbiamo fatto anche con le sponsorizzazioni delle squadre maggiori e degli atleti migliori della nostra regione, che girano sui campi da gioco, sui campi da regata, nelle palestre, nei palazzetti, negli stadi di tutto il mondo, e portano in alto il nome del Friuli Venezia Giulia. E quindi quella sponsorizzazione è andata negli anni alla Triestina Calcio, all'Udinese Calcio, ma è andata anche alla Pallacanestro Trieste, all'APU Udine, alla squadra di Cividale, insomma è andato a tutte le squadre maggiori, oltre ad avere a dare un supporto importante ai nostri atleti di punta, compresi quelli che hanno partecipato alle Olimpiadi, alle ultime Olimpiadi di Parigi, anche con grandissimi successi, perché ricordiamo con orgoglio che anche Matteo Parenzan, medaglia d'oro alle Paralimpiadi e numero uno al ranking mondiale, è sponsorizzato Io sono Friuli Venezia Giulia. E sarà nostro ospite nella giornata di domani, sempre qui in diretta dalla terrazza di Fotomauro in Villaggio Barcolana. Abbiamo avuto nella giornata di ieri il nostro ospite, il presidente Mitja Jaluz, e abbiamo parlato di quanto Barcolana sia sempre più un evento a 360 gradi che guarda sempre di più a tutto il territorio regionale. La Barcolana è partita a Grado l'altra settimana, Barcolana Sup, e il presidente Jaluz diceva che probabilmente nella 57esima edizione riusciremo a portare la Barcolana anche in montagna. Al di là di questo, quanto è importante che la Barcolana guardi a tutto il territorio? Beh, la Barcolana negli anni si è trasformata dalla regata di 56 anni fa, con una regata sociale di una società velica, si è trasformata in quello che vediamo oggi. È una festa non soltanto dello sport, ma di un territorio, ma soprattutto, ripeto, è diventata una vetrina, e in quella vetrina puoi metterci dentro tutto, dalla promozione del territorio ad altre iniziative altrettanto lodevoli. Penso con Barcolana Sea Summit cosa si è riusciti a fare. Si è riusciti a parlare di temi come la salvaguardia dell'ambiente, come la sicurezza, come il rapporto con il nostro ambiente. Insomma, si è parlato di tutto e si continua a parlare di tutto, ed è importante continuare a fare sempre qualcosa di più per attirare sempre di più l'attenzione sul nostro territorio e permetterci di utilizzarla e di sfruttarla nel migliore dei modi. Molto bene, assessore. Ora ci addentriamo un po' in quelle che sono le dinamiche inerenti alle sue deleghe. Riforma delle province si farà a quali tempi? Beh, adesso è stata ricalendarizzata di nuovo la prima votazione alla Camera dei Deputati.
al 17 di ottobre, giovedì prossimo, per il voto sulla modifica del nostro statuto che ci permetterà di procedere. Dopo sappiamo che ci sono dei tempi tecnici tra una votazione e l'altra di 3 mesi, noi contiamo il prossimo anno di avere lo statuto in tasca per portare le province ad elezione nel 2026, questo è il nostro obiettivo. Intanto ci ha raggiunto il padrone di casa Massimo di Fotomauro. Prego Massimo, vieni pure. Ti puoi mettere dove vuoi, è casa tua. No, ma attenzione, è casa tua. Era solo il problema che vedo delle prese, delle cose e non vorrei fare dei danni. A casa tua. Un benvenuto a Pierpaolo. No, però insomma giustamente ci sono anche gli addetti ai lavori. Finalmente è arrivato il sole, il bel tempo e Pierpaolo Roberti a cui do il benvenuto. Non ve l'ho portato io, è il sole e il bel tempo. Ah no, è arrivato da sole. Guarda che io ieri sera ho mandato, perché su hanno solo il fax, ho mandato un fax pregando e di conseguenza è arrivato. E ieri hai detto scatena tutto quello che c'è. Ieri sera ti dico, io sono andato via di qua, c'era bagnato tutto, ma proprio tutto, 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 perché tirando giù le bandiere quando è venuto il mal tempo, insomma, sono cose di cui siamo abituati in Barcolana. Noi vi aspettiamo come Fotomauro, nella parte bassa ovviamente, con tutte le novità, dove che stampiamo su Ardesia, su Pase, su Cuscino, stampiamo le classiche fotografie e siamo a vostra completa disposizione. Un benvenuto a Pierpaolo, che oltretutto è un amico, e grazie. Avanti, buon lavoro. Ciao. Grazie. Grazie a Massimo, grazie. Assessore, continuiamo come detto con quelle che sono le sue deleghe, sicurezza, e sono diminuiti. Gli arrivi, un'amministrazione regionale che sa guardare in questo anche alla sicurezza del nostro territorio. Beh, noi ovviamente nel tema della sicurezza è un tema complesso dove tanti attori entrano in gioco. Noi pensiamo di aver fatto la nostra parte, se non altro perché, ricordo sempre, abbiamo ereditato un programma sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2018 che valeva 2 milioni di euro. Quindi in tutto il Friuli Venezia Giulia la regione metteva 2 milioni di euro per il comparto sicurezza. Noi nel 2024 chiudiamo a 21 milioni di euro. Stiamo facendo uno sforzo non indifferente per finanziare tutte le tipologie di attività possibili per fare in modo di garantire il massimo della sicurezza possibile ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Non abbiamo risolto tutti i problemi, probabilmente ci vorrà ancora tanto, tanto lavoro per risolverli tutti. Quello che possiamo garantire è che noi su questo tema non transigiamo e vogliamo che i nostri cittadini possano sentirsi sicuri a casa loro. Lo facciamo con tantissime iniziative, in collaborazione ovviamente con le forze dell'ordine, con la prefettura, con la questura, con le polizie locali della regione, ma tutti insieme penso che riusciremo a ottenere il risultato che speriamo, ovvero semplicemente questo, non guardare il numero dei reati, ma fare in modo che ogni cittadino possa sentirsi sicuro di uscire la sera, la mattina, il pomeriggio, la notte, in periferia o in pieno centro, sentendosi sicuro. È molto importante la sicurezza anche del nostro territorio, ma torniamo a parlare, assessore, del marchio. Io sono Friuli Venezia Giulia, perché un marchio, come ho detto più volte, sempre a questa telecamera, mi ricordo anche alla nostra scorsa intervista dell'anno scorso. Mi stavo guardando distratto da chi armeggiava dietro. Nel frattempo dietro. Chi ci segue da casa non può vedere quello che sta accadendo, ma la pioggia eccetera, c'è stato qualche problema tecnico, ma la diretta continua ed è anche questo il bello della diretta. Io sono Friuli Venezia Giulia, è un marchio che unisce altri marchi e quindi va a guardare tutta la promozione turistica, ed è un marchio che possiamo dire ha vinto la sua partita. Però oggi quali sono, assessore, le nuove sfide per la promozione turistica? Secondo me dobbiamo semplicemente continuare come abbiamo iniziato. Il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, che sembra una cosa semplice e banale, in realtà ha fatto un'operazione che non era mai stata fatta nella nostra regione. Noi siamo una regione ricchissima di eccellenze, basta guardare qua alle nostre spalle cosa abbiamo. Abbiamo la Barcolana, abbiamo un golfo bellissimo, ma a un'ora e mezza da questa terrazza noi abbiamo le montagne, siamo già a Tarvisio, in mezzo abbiamo delle colline spettacolari, abbiamo una pianura meravigliosa, abbiamo tante ricchezze ambientali ed enogastronomiche, però piccole, perché siamo una regione piccola. Io sono Friuli Venezia Giulia è stato quel marchio che ci ha permesso, come si diceva nella domanda, di racchiuderle tutte in uno stesso simbolo. E per me l'immagine più bella di quel simbolo l'abbiamo data a New York, quando a Times Square, nella piazza più visibile del mondo,
nel posto più iconico del mondo, vedi la scritta "Io sono Friuli Venezia Giulia" con le immagini che scorrono del castello di Miramare o di altri luoghi simbolo della nostra regione, abbiamo vinto una scommessa, perché vuol dire che stiamo arrivando dove vogliamo arrivare e i dati ci danno ragione, perché abbiamo avuto una crescita esponenziale dei turisti in questi ultimi anni, tanto a Trieste quanto in altre località. Trieste sicuramente ha trainato con numeri superiori, ma tutta il Friuli Venezia Giulia sta crescendo in modo impressionante. E se posso permettermi, Assessore, lavorando nell'informazione ma anche nella comunicazione, mossa geniale che hanno fatto in pochi è stata la pubblicità sui quotidiani nazionali, dove in sostanza si sono comprati tutti gli spazi pubblicitari ed era uno spettacolo, perché compravi i quotidiani nazionali e vedevi la pubblicità da grado, sulle reti televisive, anche sulle reti televisive, quindi un investimento che poi ha avuto un ritorno che ha avuto, perché i numeri del turismo hanno un'incidenza, un impatto sull'economia locale non da poco. Bene, Assessore, ci avviamo verso la conclusione. Domanda di rito: il suo più bel ricordo di Barcolana e come passerà la sua Barcolana? Le barcolane più belle sono quelle con papà, fatte con papà in barca, sempre in totale tranquillità, vivendola come festa quando ero bambino. Bene, grazie Assessore per aver condiviso questo ricordo con noi di Trieste Caffè. E grazie a Pierpaolo Roberti per essere stato nostro ospite, grazie al direttore Luca Marsi per aver curato la regia, non facile visto il tempo di questa notte. Grazie.